Presidente del Consiglio della storia d'Italia, signore e signori, sul palco di Paolo Truzzo, Presidente Giorgia Meloni! Grazie di essere qui, grazie di questo entusiasmo che abbiamo sentito da dietro le quinte per tutti gli oratori che si sono susseguiti, grazie per queste bandiere che sventolano, grazie per questo entusiasmo che ci restituisce la benzina che ci serve per affrontare quello che affrontiamo ogni giorno nel tentativo di dare a questa nazione l'orgoglio e il valore che merita nel mondo. E ringrazio ovviamente tutti i leader che mi hanno anticipato, ringrazio Matteo, ringrazio Antonio, Maurizio, Lorenzo, Gianfranco, ringrazio Cristian Solinas e il Partito Sardo d'Azione, ringrazio tutte le liste che hanno deciso di accompagnarci in questa avventura di portare Paolo Truzzo alla guida della Regione Sardegna. E voglio ringraziare Paolo per aver accettato di raccogliere questa sfida, e voglio dire a Paolo di non preoccuparsi per il tanto fango che hanno tentato e tenteranno di gettarli addosso. Ci siamo passati tutti, ma io penso che sia sempre una buona notizia, perché dimostra il nervosismo di partiti senza più un'identità, senza proposte da fare, senza risposte da dare, senza più neanche il potere, la gestione del potere che le ha lungamente tenuti in piedi, che dimostrano oggi la loro vera natura di partiti estremisti e rabbiosi che non hanno niente da dire in positivo e possono solo tentare di gettare fango addosso ai loro avversari. E dimostra anche... E l'altra buona notizia è che dimostra anche che non hanno molti argomenti nel merito, e cioè dimostra che sanno anche loro che con l'attuale governo di centrodestra le risposte cominciano ad arrivare e non possono spiegare perché quelle risposte non sono arrivate prima, quando al governo c'erano loro, e allora preferiscono parlare di altro. Però quello che noi stiamo dimostrando è che se lavori con dedizione, se lavori senza condizionamenti, se lavori con coraggio, se lavori senza risparmiarti, i risultati possono arrivare. Allora vorrei con voi, no, raccontare qualche dato, qualche fatto, qualche numero che sono molto più forti di tutto il fango e di tutte le mistificazioni che si possono tentare di mettere in piedi. Attualmente l'Italia ha il suo record storico di tasso di occupazione, di numero di occupati, di contratti stabili, ed è un tasso di occupazione trainato soprattutto dalla crescita del lavoro femminile. Come ci siamo riusciti? Facile. Abbiamo smesso di spendere i soldi dei cittadini per pagare chi non lavorava e abbiamo pagato di più chi lavorava. Abbiamo smesso di spendere i soldi cittadini per pagare chi non lavorava e abbiamo dato i soldi alle imprese per assumere a tempo indeterminato. E i risultati si vedono nei numeri. Come abbiamo fatto ad aumentare l'occupazione femminile? Facile. Noi abbiamo rifiutato quella vulgata che vorrebbe che una donna deve per forza scegliere
tra due diverse forme di realizzazione, cioè quella di poter essere madre e quella di poter avere una carriera, e abbiamo concentrato le risorse sulle madri lavoratrici, perché questa è la vera libertà. La libertà non è farsi chiamare la presidenta, la libertà è non dover rinunciare ai propri desideri, e la stiamo garantendo noi. Attualmente l'Agenzia delle Entrate ha riportato per il 2023 un aumento del gettito di 26 miliardi rispetto all'anno precedente. È entrata più ricchezza nelle casse dello Stato. Come? Anche qui è facile. La ricchezza non la produce lo Stato. La ricchezza la producono le aziende con i loro lavoratori. Se tu metti quelle aziende e quei lavoratori nella condizione di poter creare quella ricchezza, se tu non disturbi chi vuole fare, se tu sei a fianco del mondo produttivo, quel mondo produttivo produce una ricchezza che rientra anche nelle casse dello Stato per essere distribuita e redistribuita, e noi l'abbiamo redistribuita a favore di chi aveva maggiori difficoltà, cioè quello che in altri tempi avrebbe fatto quella che si chiamava sinistra. Invece la sinistra i soldi li ha dati ai più ricchi, a chi stava meglio, e noi abbiamo aiutato chi era maggiormente in difficoltà, e l'abbiamo fatto mettendo le risorse sui redditi delle famiglie. E anche questo viene certificato, l'OCSE ci dice che c'è stata una diminuzione dei redditi reali delle famiglie nella media dei paesi OCSE per lo 0,2%. Cioè il reddito reale delle famiglie nei paesi OCSE diminuisce dello 0,2%. Ci sono solo due eccezioni. Il Regno Unito, che aumenta dello 0,2%, e l'Italia, che aumenta il reddito delle famiglie, nella quale il reddito delle famiglie aumenta per l'1,4%. Il dato italiano è 7 volte più alto di quello che accade nella media dei paesi OCSE. Perché? Perché noi avevamo poche risorse, ma quelle risorse le abbiamo tutte concentrate sul reddito delle famiglie, con l'aumento dell'assegno unico per i figli, con il taglio del cuneo contributivo per chi lavorava, una misura che vale orientativamente anche 100 euro al mese in più in busta paga, con la detassazione dei premi di produttività, con la detassazione del fringe benefit. Abbiamo concentrato le risorse sui redditi delle famiglie, non li abbiamo spesi per comprare i monopattini, non li abbiamo spesi per i bonus inutili, li abbiamo spesi per la cosa che era più importante fare. E anche qui sono piccoli segnali che danno fiducia ai cittadini e che migliorano l'andamento della nostra economia. Ma vi dico di più, l'Agenzia delle Entrate certifica anche che nel 2023 noi abbiamo avuto il record di recupero nella lotta all'evasione fiscale, con 35 miliardi di euro di recupero alla lotta all'evasione fiscale. Come abbiamo fatto? Non l'abbiamo fatto vessando i cittadini, non l'abbiamo fatto con i metodi che venivano usati in passato, quando non si trattava di fare recupero dell'evasione fiscale, ma si trattava piuttosto di fare caccia al gettito, di andare a cercare dei soldi, di creare problemi per forza, come se lo Stato dovesse crearti problemi invece di aiutarti a risolvere. No, noi abbiamo fatto una riforma fiscale che era attesa da 50 anni, che ricostruisce completamente il rapporto tra il fisco e i cittadini, dove il cittadino non è più considerato come un suddito, ma è per l'appunto un cittadino con i suoi diritti e con uno Stato che cerca di andargli incontro, di aiutarlo ad affrontare le sue difficoltà, perché questo è l'unico modo di recuperare in questa nazione un senso nuovo e completamente diverso di comunità. Noi abbiamo avuto uno Stato che era percepito come nemico, uno Stato che era percepito come un problema. Lo Stato non è e non può essere e non deve essere un nemico. Lo Stato è la nostra azienda di famiglia, ma per chiedere ai cittadini di fare del loro meglio per lo Stato, è lo Stato che deve cominciare a dare il buon esempio, è lo Stato che deve essere credibile, è lo Stato che deve essere giusto, altrimenti non può attendersi dai cittadini quello che lo Stato non è in grado di fare. È quello che stiamo cercando di dimostrare.
Allora, questo ha aumentato la fiducia, no? Ha aumentato la fiducia delle famiglie, ha aumentato la fiducia degli investitori. Anche qui, guardate, qualche giorno fa si è registrato il record storico di acquisto di titoli di Stato italiani sul mercato estero. Erano disponibili 10 miliardi di BTP, sono arrivate richieste per 155 miliardi. Mentre lo spread, ve lo ricordate lo spread? Quello a sinistra con lo spread. Hanno aspettato che salisse, dai che sale, li mandiamo a casa, ci mettiamo un altro governone tecnico, ci inciusciamo tutti e ci rimettiamo al potere senza il consenso dei cittadini. Non è successo. Lo spread è stabilmente sotto, piace a loro, quindi lo dico perché così è un dato che a loro piace, lo spread è stabilmente sotto i 150 punti. Anche qui record. Come abbiamo fatto? Abbiamo smesso di buttare i soldi della gente dalla finestra, come è stato fatto con governi che ci hanno lasciato un'eredità pesantissima che grava su ciascuno di voi. Quando tornano a fare la campagna elettorale qui in Sardegna, quelli che stavano al governo prima di noi, andateglielo a chiedere quanto ci è costato il superbonus. Quanto ci è costata la ristrutturazione gratuita prevalentemente delle seconde case, perfino di sei castelli, ve lo dico io quanto è costata, 140 miliardi di euro. Vuol dire che ogni singolo cittadino di questa nazione ha pagato 2.000 euro di tasca propria per consentire a gente che per lo più se lo poteva permettere di ristrutturare la sua seconda casa. Neanche lo sceriffo di Nottingham ci sarebbe arrivato. Chiedetelo. Ecco, noi abbiamo smesso di fare queste cose qui e siamo risultati per questo credibili. Siamo risultati e risultiamo una nazione seria con un governo serio, perché non andiamo in giro a raccontare alla gente che gratuitamente, grazie a noi ti puoi ristrutturare casa gratuitamente. Praticamente la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle ci è costata 140 miliardi di euro. Il problema è che non è gratuito. Il problema è che non è gratuito. Solo chi fa finta di non conoscere la politica dice che un provvedimento del governo è gratuito. Perché quando il governo mette i soldi su qualcosa, sono soldi dei cittadini. E quando li mette da una parte, li toglie da un'altra. E i soldi che vengono spesi per una iniziativa di qualsiasi genere sono soldi che mancheranno da un'altra parte. Fratelli d'Italia ha presentato l'altro giorno un ordine del giorno in Parlamento, un'iniziativa che io condivido molto, per chiedere che si impedisca di dire nei provvedimenti dello Stato che qualcosa è gratuito e di specificare che viene pagato con i soldi dei cittadini. La sinistra ha votato contro, perché altrimenti loro non sanno come fare la campagna elettorale. Allora noi abbiamo detto basta a tutto questo, abbiamo concentrato le nostre risorse su poche priorità che erano priorità, abbiamo raccontato la nostra visione. Oggi l'Italia non è più la nazione, diciamo, no, sempre guardata un po' dall'alto in basso, la nazione fanalino di coda, quella che è sempre sotto esame. È una nazione rispettata, è una nazione sulla quale vale la pena investire i propri risparmi. È il risultato delle nostre scelte economiche, guardate, ma non solo. È anche il risultato della compattezza della nostra maggioranza. Perché al di là, insomma, di quelli che tra l'opposizione e certi grandi giornaloni, no, ogni giorno parlano del fatto che noi litighiamo, ma adesso il governo cade, adesso sta per cadere, Sta per cadere, poi si svegliano tutti i giorni, però al di là tutti sudati, al di là di questo, la verità è che lo sanno anche loro che questo governo durerà 5 anni. E voi anche 10, vabbè, finimone prima giorno per giorno, mia cara, giorno per giorno. Lo sanno anche loro e lo vedete voi stasera. Possono scrivere quello che vogliono. Noi non stiamo insieme per costrizione. Noi stiamo insieme da 30 anni.
Siamo insieme per scelta. Siamo insieme perché la nostra visione è compatibile, siamo insieme perché abbiamo un progetto da realizzare. Noi non veniamo qui in Sardegna a fare l'esperimento del campo largo. Ma che è? Cos'è? Campo largo rispetto a... so, campo da calcio? Non so. L'esperimento del campo largo. Io non penso che i cittadini della Sardegna meritino di essere utilizzati come cavie da laboratorio di un esperimento nato nei palazzi del potere che tenta di mettere insieme gente che a Roma manco si saluta e per la verità non si saluta neanche in Sardegna, ma per il gusto disperato di tornare al potere si rimette insieme e fa finta di volersi bene, vi prego. I cittadini sono più intelligenti di così. La vendono come una cosa nuova, il campo largo, che ci possiamo inventare? Il campo largo, ma il Conte 2, Cioè l'abbiamo già visto questo campo largo. E quando tu metti insieme gente che non ha molto da dirsi e che non ha una visione comune, che non ha un progetto comune, che si e non si sopporta, i risultati sono esattamente quelli che abbiamo visto col governo Conte 2. Hai voglia a tentare di fare gli esperimenti? Non è il nostro caso. Il nostro caso è quello di una comunità, di una famiglia affiatata. Poi sì, ci sono le specificità, ognuno ha le sue, ogni tanto discutiamo anche. Ma il metro della compattezza di una maggioranza si vede dalla velocità con la quale il governo procede. E in questo anno noi abbiamo fatto moltissimo, perché non c'è difficoltà a trovare tra di noi le sintesi. E allora vedete, anche qua, io voglio dire un'altra cosa, no? Perché ho sentito dire un sacco di cose su Paolo Truzzu in queste settimane, ho letto, insomma, no? E mi ha fatto ridere che qualcuno diceva: Paolo Truzzu è stato candidato alla presidenza della regione Sardegna perché è un amichetto della Meloni. Ora, io capisco che chi obiettivamente ha campato così, cioè ha vissuto così, cioè chi quando è stato al governo ha sempre preferito piazzare i propri amichetti anche in barba a gente che era più meritevole e che magari non era abbastanza organica, tende a giudicare gli altri col metodo dei suoi comportamenti, ma dalle parti nostre non funziona esattamente così. Io conosco Paolo Truzzu da 20 anni e lo conosco da 20 anni perché Paolo Truzzu è un ragazzo nato e cresciuto nella militanza politica. È un ragazzo che ha cominciato a fare politica non quando è diventato parlamentare, perché è facile appassionarsi alla politica quando già si prende lo stipendio da parlamentari. Molto più difficile appassionarti alla politica quando la politica ti toglie molto più di quello che ti dà. Quando fare politica, fare per quello in cui credi, ti toglie qualcosa, ti toglie tempo per lo studio, ti toglie tempo per quello che ameresti fare. È la nostra cifra. Certo che conosco Paolo Truzzu da 20 anni, ne vado fiera, ma non perché ci andavo in discoteca o a mangiare fuori insieme, come magari qualcuno di quelli che sono stati piazzati durante i governi di sinistra. No, lo conosco da 20 anni perché sono 20 anni che fa politica, perché si è fatto tutta la trafila e io voglio gente che sappia di che cosa sta parlando, perché li abbiamo visti gli improvvisati. Hai voglia se non li abbiamo visti? Però dicevo, è anche l'effetto, no, della coesione della maggioranza, della solidità della maggioranza. E qui c'è un'altra grande sfida che noi stiamo portando avanti, perché vedete, noi ci stiamo accorgendo con questo governo quanto sia cambiata, no, la percezione dell'Italia all'estero, piuttosto che, per carità, il governo fa bene il suo lavoro, ma l'elemento della stabilità fa la differenza. Perché quando un governo è forte, quando è coeso, quando è solido, quando torna il primato della politica, intanto è più facile riuscire a stringere accordi internazionali che ti portano ricchezza, che ti portano investimenti. Intanto è più facile tenere la barra dritta e la testa alta di fronte alle grandi concentrazioni economiche, per fare gli interessi della nazione e non gli interessi della singola concentrazione economica, differentemente da quello che spesso è accaduto in passato. Perché riesce a far meglio lavorare la burocrazia. La politica ferma, coraggiosa, decisa e stabile fa la differenza su tutto.
E il punto è, qualcuno dice che la riforma costituzionale non sia una priorità, ciò dice la sinistra, che vuol dire che lo è. Ma perché io penso che lo sia? Questo è un governo che durerà 5 anni, non è una riforma che stiamo facendo per noi. Ma che succede dopo? Che succede dopo? Io non voglio vedere l'Italia tornare nella palude della sua incertezza, nella palude della sua inaffidabilità, in quello che noi abbiamo conosciuto negli scorsi anni. Voglio un governo forte, chiunque lo governi, purché sia scelto dai cittadini. Ed è questo che sta creando tanti problemi. Perché noi abbiamo fatto una riforma facile facile. Abbiamo fatto una riforma facile facile che dice: il capo del governo è eletto direttamente dai cittadini, e quando viene eletto, perché scelto direttamente dai cittadini, deve avere 5 anni per terminare il suo mandato. Noi abbiamo scritto con 4 semplici parole nella riforma costituzionale, in pratica, basta ribaltoni, basta inciuci, basta governi tecnici, basta trasformismo. La politica viene scelta dai cittadini per fare il suo lavoro e giudicata dai cittadini. Non sottovalutate quello che accadrà, perché una riforma del genere è un problema serio per un sacco di gente che senza avere un voto ha dato le carte in questi decenni. Faranno di tutto per fermare questa riforma, ma alla fine arriverà da voi in un referendum confermativo in cui saranno gli italiani a dirci che cosa pensano, tra la possibilità che siano loro a scegliere, come accade qui nella regione Sardegna, direttamente da chi farsi rappresentare, piuttosto che continuare a farlo fare ai partiti dentro al palazzo, che costruiscono governi che nessuno ha scelto per programmi che nessuno ha votato. Ce lo direte voi, e io sono certa che l'Italia sappia da che parte stare. Dicevo, chiaramente, dalla mia, grazie amore, ti voglio bene. Io penso davvero che se noi riusciamo a fare una riforma del genere, lo dico scherzando, poi posso smettere di fare questo lavoro, no? Nel senso che questo lo decide, guarda, ricordatevi, questo lo decidete sempre solo voi. Questo lo decidete sempre solo voi, finché ci siete voi io ci sono. Quando non ci sarete più voi, nessuno mi dovrà chiedere di farmi da parte. Nessuno. Io faccio i sacrifici che faccio solo fin quando ci siete voi, del resto non mi interessa niente, possono attaccarmi quanto vogliono, se ci siete voi. Però dicevo, mi piacerebbe davvero lasciare come eredità a questa nazione la credibilità che troppo spesso le è mancata, la serietà che troppo spesso le è mancata, l'orgoglio che troppo spesso le è mancato. E passa da questo, rimettere il boccino in mano ai suoi cittadini, che scelgono sempre meglio di tutti. E si vede, no, quello che cambia quando c'è una politica che si fa ascoltare, una politica credibile, no? Oggi l'Italia è una nazione ascoltata. Come pensate che abbiamo, per esempio, ribaltato il racconto che c'era in Europa sul tema dell'immigrazione irregolare? Quando siamo arrivati noi si parlava in Europa solo di come far entrare tutti, redistribuirli, che poi voleva dire li lasciamo tutti in Italia. Dopo un anno che noi siamo al governo, oggi se voi guardate quali sono i documenti europei, si parla solo di dimensione esterna, che vuol dire lavorare in Africa, di lotta ai trafficanti e di rimpatri. Si poteva fare anche prima, forse qualcuno non ha mai posto il problema, che è il mio dubbio, ma in ogni caso lo fa una politica che è capace di dare risposte che sono ragionevoli. E dobbiamo continuare su questo lavoro, certo, sull'immigrazione. È uno di quei temi sui quali io lavoro quotidianamente, perché è un po' come, no, svuotare il mare con un cucchiaino, però piano piano anche lì qualche risultato arriva. E dopo che abbiamo cambiato il paradigma dell'Unione Europea, dopo che abbiamo fatto mettere le risorse per gli investimenti in Africa, per fermare le partenze in Africa, dopo che abbiamo avviato l'accordo creativo, innovativo con l'Albania, il piano Mattei per l'Africa, abbiamo organizzato una conferenza, c'erano 47 paesi africani, la maggior parte a livello di capi di Stato e di governo. Qualcosa cambia. Quello che cambia, lo dico, voglio dire, in punta di piedi,
è che nelle prime settimane di quest'anno gli sbarchi sono più che dimezzati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Vuol dire che quando tu lavori con costanza e determinazione su qualcosa, ma su soluzioni strutturali, piano piano quei risultati arrivano. Non devi avere l'ansia del consenso subito, no. Non con i provvedimenti che non risolvono e che sono una pezza, una botta di comunicazione. Noi abbiamo scelto di lavorare per una soluzione strutturale e io vi prometto che vi porterò quella soluzione strutturale prima della fine del mio mandato. Costi quel che costa. E guardate, il tema di, per esempio, il lavoro che noi stiamo facendo per riportare l'Italia al centro del Mediterraneo, perdonatemi se parlo di strategia, ma all'Italia è mancata la strategia in questi anni, no? Noi stiamo cercando di riconcentrare l'Italia sul Mediterraneo, perché l'Italia ha storicamente, naturalmente un ruolo, diciamo così, da protagonista nel bacino del Mediterraneo, che è il luogo dove si incontrano i due grandi ambiti del commercio marittimo mondiale, che sono l'Indo-Pacifico e l'Atlantico. Noi stiamo perfettamente in mezzo, ci stiamo con una nazione che è una piattaforma in mezzo al Mediterraneo, ci stiamo con le isole, ci stiamo con 8 chilometri di costa, ci stiamo praticamente con una cosa che ci ha regalato nostro Signore, per la quale lo ringrazieremo sempre, che noi non abbiamo minimamente considerato. La grande infrastruttura del mare, che è un'infrastruttura straordinaria per una nazione come la nostra, noi abbiamo fatto finta di essere la Svizzera, di non avercelo proprio. È la ragione per la quale abbiamo dato vita a un Ministero del Mare, è la ragione per la quale abbiamo varato il Piano del Mare, cioè noi vogliamo utilizzare la grandissima infrastruttura del mare per portare centralità e ricchezza in Italia, mettendo insieme tutte le filiere che operano attorno al tema del mare, che va dalla cantieristica fino alla pesca passando per il turismo. Vuol dire ricchezza, vuol dire avere una strategia, che è esattamente quello che ci è mancato. E lo dico perché penso che abbia ragione Paolo Truzzu quando si dice che la Sardegna si può candidare a diventare il ponte tra Nord Africa e Centro-Nord Europa attraverso i porti dell'isola, a partire chiaramente proprio dal porto di Cagliari, con le iniziative già intraprese di traffici marittimi tra Cagliari, Tunisia, Algeria. E io sono pronta a sostenere anche la sua idea di portare qui in Sardegna un'università dedicata proprio al Mediterraneo, un luogo dello scambio, della formazione tra le classi dirigenti dei tre continenti che si affacciano sul Mediterraneo. Vuol dire dare centralità a un'isola come questa. E siccome penso in grande, c'è un altro progetto sul quale noi stiamo dedicando molte energie, che è quella di portare come sede dell'Einstein Telescope, di portare la sede dell'Einstein Telescope alle ex miniere di Sosenatos. Sapete che vuol dire? Vuol dire portare l'occhio dell'Europa sul cosmo al centro della Sardegna. Vuol dire portare posti di lavoro, vuol dire portare i migliori ricercatori a livello mondiale, vuol dire portare qui l'innovazione. 1 miliardo di investimento c'è su questo progetto, che mette al centro la Sardegna, perché sì, siamo abituati a pensare in grande, ma ovviamente per fare tutto questo servono le infrastrutture di base. E anche qui un grande lavoro che questo governo sta facendo. Infrastrutture di base, investimenti per una regione come questa, il lavoro che stiamo facendo in generale per il Mezzogiorno d'Italia, perché vedete, ci sono due modi per combattere la disparità tra il nord e il sud: c'è il reddito di cittadinanza e ci sono le infrastrutture di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza è la risposta che hanno dato quelli che a questi territori volevano dire: guarda, non posso migliorare la tua condizione, posso mantenerti nella tua marginalità. Le infrastrutture di cittadinanza sono la risposta che dà chi in questi territori crede e dice: guarda, posso e devo migliorare la tua condizione e tu non devi chiedermi di essere mantenuto nella tua condizione di marginalità, tu devi chiedermi di poter competere ad armi pari con gli altri territori, con gli investimenti che servono per consentirti di dimostrare il valore che hai. Lo abbiamo fatto con la ZES unica del Mezzogiorno, provvedimento che nessun governo era riuscito ad attivare. In tutte le regioni del Mezzogiorno, Sardegna compresa, chiunque investirà avrà incentivi e semplificazioni
importantissimo, vuol dire combattere il divario e rendere l'investimento in territori come questi vantaggioso, esattamente come negli altri territori. Lo abbiamo fatto con i fondi di coesione, che abbiamo completamente riorganizzato, perché certo i soldi non ci stanno in Italia e non ci sono, però se poi quando ci sono non li spendiamo, oggettivamente è un problema. Non un euro deve tornare indietro dei soldi che l'Italia e l'Europa mettono a disposizione. Anche questo ha fatto arrabbiare qualche governatore, perché evidentemente insomma bisogna fare un po' di casino per non far capire la verità, ma chi se ne frega sinceramente. Noi dobbiamo fare quello che è bene per i cittadini, no? Poi dicessero che sono... Vabbè. A volte... Lo abbiamo fatto con il PNRR, anche qui, ma ve lo ricordate, il PNRR? Il governo Meloni ci farà perdere i soldi del PNRR. Speriamo, speriamo che ci fa perdere i soldi del PNRR. Oddio, volete rivedere il PNRR, ci farete perdere i soldi del PNRR? Sto mantra, no? Ok, quello che è accaduto è un tantino diverso. Quello che è accaduto è che nel 2023 noi abbiamo completato gli obiettivi della terza rata, portato a casa la terza rata, completato gli obiettivi della quarta rata, portato a casa la quarta rata, prima nazione europea a presentare gli obiettivi della quinta rata, e mentre facevamo tutto questo abbiamo pure rivisto il PNRR. Si poteva fare. Si poteva fare. E nella revisione del PNRR... che cosa abbiamo fatto? Abbiamo liberato delle risorse su provvedimenti che non erano prioritari o che in ogni caso non sarebbe stato facile realizzare, l'abbiamo messo quelle risorse sulle cose che ritenevamo essere prioritarie. Abbiamo messo 12 miliardi di euro sulle imprese per aiutare il nostro sistema produttivo a crescere, ad assumere, a creare lavoro. Abbiamo messo i soldi sulle infrastrutture energetiche fondamentali, la dorsale del gas. La dorsale anche qui bloccata dai soliti noti. Servono le infrastrutture energetiche. Ho pronto il DPR per sbloccare la dorsale del gas, perché anche qui servono le infrastrutture. Abbiamo messo le risorse sulla sanità, altre risorse sulla sanità, pure lì noi i soldi sulla sanità, polemiche oggettivamente strumentali, perché certo che nella sanità si può, si deve fare molto di più, però rimane che oggi, quest'anno, noi con la legge di bilancio, nonostante la situazione drammatica nella quale ci troviamo, portiamo il fondo sulla sanità al suo massimo storico, e con il PNRR ci mettiamo altri soldi sopra. L'agricoltura, perché signori, io non ho avuto bisogno di aspettare che ci fossero i trattori in piazza per sapere che l'agricoltura aveva un problema. Lo sappiamo così bene, lo sappiamo talmente dall'inizio, che ci abbiamo lavorato dall'inizio di questo governo. Certo che è una situazione difficile, con una congiuntura internazionale che è molto complessa, con i costi di produzione che aumentano, i prezzi alla vendita che diminuiscono, e su una congiuntura così complessa le politiche deliranti di una sinistra ideologica, soprattutto a livello europeo, hanno impattato come un detonatore. Ma chi pensa di poter difendere l'ambiente contro gli agricoltori e non con gli agricoltori semplicemente non sa di che cosa sta parlando. Non abbiamo paura, come qualcuno dice, della transizione. Voi avete paura, l'altra volta uno in Parlamento mi ha detto: voi avete paura della transizione ecologica. No, noi abbiamo paura della transizione ideologica, noi abbiamo paura dei deliri, delle cose che non hanno senso e che ci portano alla desertificazione del nostro sistema produttivo senza neanche difendere l'ambiente, perché la sostenibilità ambientale deve viaggiare di pari passo con la sostenibilità economica e sociale se vogliamo essere utili alla nostra nazione e al nostro ambiente. E allora il governo ha aumentato le risorse a disposizione degli agricoltori. Lo abbiamo fatto con il fondo contro le emergenze climatiche, l'abbiamo fatto con il fondo da 800 milioni per l'acquisto dei macchinari, lo abbiamo fatto rinnovando il sostegno sul gasolio agricolo, che è la principale questione per la quale alcuni agricoltori manifestano in altre nazioni europee.
Lo abbiamo fatto aumentando le risorse del PNRR da 5 a 8 miliardi di euro e siamo sempre disponibili a parlare di questo tema. Siamo sempre disponibili a parlare di questo tema perché noi difendiamo l'agricoltura, la difendiamo come attività tradizionale, come attività produttiva, come attività che produce cibo d'eccellenza e l'abbiamo difesa, primo paese al mondo, anche vietando la produzione, la commercializzazione del cibo sintetico. E anche lì, le solite lobby con la sinistra che gli va sempre dietro hanno detto rimarremo isolati al mondo. Oggi ci sono in Europa 14 nazioni europee che sostengono la nostra stessa tesi e l'Italia è stata la nazione capofila, perché quando dici cose sensate e quando hai un po' di coraggio è possibile che gli altri ti seguano. Se invece il massimo della tua politica estera è vediamo che fanno gli altri e accodiamoci, beh, decisamente non è la politica estera mia e non è la politica estera degna di una nazione come l'Italia. Quindi abbiamo fatto tutto questo, chiaramente l'altra sfida che abbiamo di fronte è già stato detto negli interventi che mi hanno preceduto, è dare attuazione concreta al principio di insularità, che è stato finalmente inserito in Costituzione anche grazie, voglio dire, a una storica battaglia di Fratelli d'Italia. Significa ovviamente risolvere soprattutto il problema della continuità territoriale, se necessario andando insieme in Europa a proporre le modifiche normative che sono necessarie a garantire a questi cittadini gli stessi diritti che hanno gli altri e a garantire anche agli operatori un quadro di norme che sia chiaro e virtuoso. Anche questo faremo. Questi sono i nostri programmi. Devo concludere, mi stanno facendo dei gesti inenarrabili. Ho un volo che devo riprendere. Vi faccio viaggiare, esatto. Vi faccio viaggiare. Ci lavoriamo insieme. E sono certa che anche qui porteremo a casa i nostri risultati. Allora, signori, ho cercato di fare una sintesi, no, del lavoro che abbiamo fatto, del lavoro che stiamo facendo, della nostra visione, dei nostri programmi, delle nostre idee. Ora sta a voi. Certo, anche gli altri hanno i loro programmi, hanno le loro proposte, hanno le loro idee. Ho letto un'illuminante intervista della candidata presidente del Campo Largo. Gli hanno chiesto, ma perché uno dovrebbe scegliere lei e non Paolo Truzzu? Per l'antifascismo. Bene, bene. Programma concreto, articolato, innovativo. Bene, bene. Che vi devo dire, signori? Fate voi. Viva l'Italia, viva la Sardegna, viva Paolo Truzzu, viva il centrodestra unito, grazie! Thank you.
Questa è la più bella immagine con la quale possiamo lasciarvi e ricordarvi che domenica 25 si vota Paolo Truzzu presidente. Grazie per essere stati con noi. Alla prossima e buon voto.